Bene, possiamo cominciare. Buonasera a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo primo incontro del 2018, della terza edizione che apre del progetto Responsabilità per la Giustizia, costruito dagli amici e dalle associazioni attive nel territorio di Concesio e Lumezzane, con il patrocinio dei comuni stessi. Quest'anno il progetto coinvolge anche la comunità montana di Valtrompia, allargando ulteriormente l'ambito d'azione del progetto con l'obiettivo di realizzare il corridoio della legalità della Valtrompia, uno spazio dove ogni individuo è una risorsa preziosa, se porta con sé la voglia di impegnarsi, conoscere, crescere e condividere il forte richiamo alla piena assunzione di una responsabilità condivisa che spinge a comportamenti etici il cui fine ultimo è la giustizia sociale. Mi corre l'obbligo, ma soprattutto il piacere, di ricordare le associazioni che si sono impegnate per realizzare questa terza edizione del progetto. Libera, associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, il coordinamento provinciale di Brescia, il Comitato di Solidarietà di San Vigilio, che ormai è diventata la nostra sede ufficiale degli incontri organizzativi, anche il Circolo di San Vigilio, l'Associazione Il Mondo in Casa di Lumezzane, la cooperativa Il Mosaico di Lumezzane e infine la Biblioteca di Concesio, che oggi appunto ci ospita per questo primo incontro. Le mafie, come affermava Falcone, non possono essere combattute solo con l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, ma vanno contrastate anche sul piano educativo e culturale, facendo un terreno bruciato intorno a loro, attraverso un'attività di sensibilizzazione e formazione delle coscienze. Il progetto Responsabilità per la Giustizia si propone di promuovere la conoscenza del fenomeno delle mafie, con tutte le sue varie sfaccettature e manifestazioni, quali la corruzione, l'usura, le droghe e il disastro ambientale, diffondendo la cultura della legalità, della responsabilità e della cittadinanza attiva, mediante il dialogo e il confronto con protagonisti e promotori a vario livello della legalità. Anche Nelson Mandela affermava che una delle nostre armi più potenti è il dialogo, che è una delle prerogative di questo progetto. Questo primo incontro, Memoria Autentica, Fabio Salamone racconta Rosario Livatino, vuole essere un confronto con il dottor Fabio Salamone, magistrato con la maggiore esperienza sul campo della Procura Distrettuale di Brescia, ed il suo personalissimo ricordo del dottor Rosario Livatino, suo collega della precedente esperienza agrigentina, barbaramente ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Sarà un modo per fare memoria, evitando certamente ogni retorica e cercando di trarre utili spunti di interesse e conoscenza dai personalissimi ricordi, dalle sensazioni che percorrevano i pensieri e le azioni dei magistrati in Sicilia in quegli anni, dalle valutazioni che i diversi contesti imponevano per capire o quantomeno cercare di farlo. Il referente provinciale di Libera, Giuseppe Giuffrida, ci accompagnerà nella serata. Prima di lasciare la parola alle istituzioni per un saluto e ai nostri ospiti, faccio un breve excursus dei futuri incontri del progetto. Il secondo incontro sarà giovedì 22 febbraio, l'incontro dal titolo 'Ndrangheta, un processo a Brescia, nel racconto di Claudia Moreno e del Zarando, e sarà a Cardone Valtrompia, presso la sede di Capannoncini. Il dibattito si svolgerà con Claudia Moregola, sostituto procuratore della DDA di Brescia, ed Enza Rando, avvocato di Libera parte civile, costituito nel dibattimento relativo all'operazione Pesci, svolta a Brescia nei confronti della pericolosa cosca di 'Ndrangheta. L'incontro sarà coordinato da Terra Presenti e Maria Di Base del coordinamento provinciale di Libera. A seguire il 22 marzo, Lumezzane, presso il cinema Odeon, note impegnate, ciascuno col proprio strumento, Don Fabio Corazzina e Alessandro Sipola con cantautore, parole di pace, di impegno civile e suoni di speranza.
Il quarto incontro sarà martedì 27 marzo, corruzione e costruzione, la corruzione della pubblica amministrazione e le buone pratiche per prevenirla. A Gardone Valtrope presso la sede della comunità montana di Valle Trompia. Il dibattito si svolgerà con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale dell'Associazione Avviso Pubblico, e per Luigi Lapolani delle Api Provinciali di Brescia. Nel mese di aprile ci sarà la terza giornata della legalità organizzata dalle commissioni politiche giovanili del Comune di Concesio, con interventi rivolti alle scuole e alla cittadinanza sul 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Il quinto incontro del progetto sarà il 19 aprile. Tante belle storie, racconti e testimonianze sull'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, che sarà sempre qui alla Biblioteca di Concesio. Il dibattito si svolgerà con Davide Padi, che è responsabile nazionale del settore beni confiscati di Libra, e i giovani che hanno vissuto e ci racconteranno le esperienze di volontariato fatte nei campi estivi organizzati da Libera. Durante l'incontro si svolgerà anche la premiazione del concorso fotografico sui beni confiscati alle mafie, confiscati e fotografati, che in questo momento ha aperto l'iscrizione fino al 28 di gennaio, e siamo contenti perché ci sono 43 iscritti, quindi questo ci fa piacere, insomma. Il progetto si concluderà a Lumezzane, presso il cinema dell'oratorio San Giovanni Bosco, il 24 maggio, con la proiezione del film La nostra terra, e vi racconto anche dell'esperienza dei vincitori del concorso fotografico. Adesso lascio la parola alle istituzioni per un breve saluto, a Daniele Bonini, del Presidente del Consiglio Comunale di Concesio, all'assessore Marcella Mezzola del Comune di Lumezzane e all'assessore Mario Poli della comunità montana di Valtrompia. Vi auguro un buon ascolto, una buona serata e vi lascio solamente con le parole di Don Luigi nella responsabilità, il cuore del nostro impegno. Grazie. Buonasera a tutti, io anche a nome del sindaco che è in sala e dell'amministrazione vi do il benvenuto, do il benvenuto ai nostri ospiti, li ringrazio per la presenza. Ringrazio Davide per l'introduzione, ma soprattutto per il lavoro di coordinamento davvero prezioso che ha fatto e che sta facendo di questo tavolo, che sta diventando una bella consuetudine. È partito il progetto ampio con le nostre associazioni, che ringrazio, 3 anni fa, si innesta su un cammino lungo che viene davvero da lontano, perché ad esempio la prima giornata della legalità datano il 2010, e quindi un percorso che adagio cresce, che adagio si allarga. Davvero saluto di cuore gli amici della comunità montana, del comune di Lumezzane, perché è un segno importante. Credo che il nostro dovere nelle istituzioni davvero riuscire a mettere a disposizione quello che possiamo, perché questi temi così importanti diventino temi condivisi, diventano temi soprattutto dibattuti e temi condivisi, nel senso che davvero bisogna calarli nella nostra realtà e bisogna calarli giorno per giorno nella vita di tutti i giorni. Stasera parliamo di un testimone straordinario. Credo che la frase che abbiamo rimesso nel volantino, cioè quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti ma credibili, riecheggia un po', ed è stato uno dei motivi per il quale 2 anni fa, proprio alla memoria di Rosario Livatino, è stato assegnato il premio della bontà Paolo VI. Richiami un po' quella frase di Paolo VI quando diceva, che secondo me è molto attuale nonostante siano passati ormai 40 anni, che al giorno d'oggi non servono maestri ma servono testimoni, e quindi un dovere di testimonianza, un dovere di cittadinanza attiva, un dovere di condivisione di messaggi così importanti. Quindi stasera iniziamo con tanto entusiasmo, con tanta voglia, ringraziando di nuovo gli altri enti che con noi partecipano, davvero di cuore tutte le associazioni e tutti coloro che poco o tanto hanno dato un contributo a questo percorso. Quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie, buonasera. Grazie per l'invito. Come comune di Lumezzane, innanzitutto devo solo fare un ringraziamento alle mie associazioni, il Mondo in Casa e alla cooperativa Mosaico, perché mi ha introdotto in questa realtà, in questo tavolo di lavoro molto importante. Il secondo ringraziamento è per appunto il tavolo di lavoro che ha creato questo programma molto, molto ricco, relativo con il titolo Responsabilità per la Giustizia, che tocca vari aspetti, quindi più sono le tematiche, varie sono le tematiche, tutte comunque riconducibili appunto a quello che diceva prima chi mi ha preceduto, la cittadinanza attiva, quindi la voglia di legalità e la voglia di giustizia. Buona serata a tutti, grazie.
Diciamo che noi siamo un attore minore, ci siamo messi in campo quest'anno, abbiamo scelto di condividere con questo percorso dei comuni che già facevano questo tipo di iniziative e Liber e le altre associazioni ovviamente, di entrare in campo con una nostra iniziativa che faremo in comunità montana e che parlerà di legalità e di corruzione nella pubblica amministrazione, perché voi sapete che comunque Tangentopoli non è mai finita sostanzialmente sotto varie forme, però ha proseguito. L'impegno di comunità montana, qui porto i saluti anche del nostro presidente, l'impegno di comunità montana è quello di favorire queste iniziative e fare in modo che l'anno prossimo ci sia un contagio positivo, fare in modo che l'anno prossimo più comuni possano partecipare. Qui Liber si assumerà anche la responsabilità di fare altre azioni, magari anche su altri territori. L'impegno che noi ci prendiamo è questo, di allargare a macchia queste iniziative, perché il controllo del territorio dal punto di vista dei cittadini credo che sia una cosa essenziale, credo che sia utile, anche sapendo che i nostri territori, questo comune ne è anche un esempio, non sono privi da infiltrazioni di criminalità e i beni confiscati alla mafia la dicono lunga. Io ho sottratto anche troppo tempo, grazie mille, grazie dell'ospitalità e buona visione e buon ascolto, grazie mille. Allora, grazie da capo di nuovo, grazie ancora, l'abbraccio di Liber a tutti voi e a tutte le associazioni che costituiscono questa rete. Il titolo Memoria Autentica è stato scelto in qualche secondo perché nel momento in cui abbiamo deciso nel percorso di quest'anno di inserire il tema della memoria come momento determinante in ciascuno degli appuntamenti che costituirà il calendario dei momenti che si svolgeranno appunto fino a maggio, questo tema deve essere ricorrente, deve essere ricordata sempre le vittime innocenti, non soltanto quelle più note, ma anche quelle meno note, quelle di cui si sta perdendo la memoria. Ahimè sono tante, tantissime, altre non sono ancora riconosciute con questa sorta di titolo di vittima innocente ufficiale, ma abbiamo conosciuto storie anche preparando questo incontro, abbiamo incrociato storie interessanti sicuramente da approfondire. E quindi la memoria è il caposaldo, è uno dei pilastri fondativi di Libera, lo sapete, insieme all'impegno sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, la memoria che nella giornata del 21 marzo assume il suo momento l'apice, diciamo, da quest'anno, dall'anno scorso. Il 21 marzo è legge dello Stato, è la legge che ricorda le vittime innocenti delle mafie, e sottolineo innocenti perché purtroppo il Parlamento ha espunto il termine innocente per un gioco delle parti che hanno determinato questo compromesso, secondo me, al ribasso, per cui la legge è passata con il termine di vittime di mafia e hanno espunto il termine innocente. Ma noi ricordiamo le vittime innocenti, lo ricordiamo oggi con Fabio Salamone, con il dottor Salamone, perché abbiamo detto memoria autentica. Allora, noi sul termine di autenticità dei testimoni e delle storie da raccontare ci teniamo veramente tanto. Il panorama ci propone spesso testimoni più o meno interessati a fare dei successi, anche con relazioni e con interpretazioni anche discutibili. Noi siamo sicuri, abbiamo deciso in questo senso, che in questo momento abbiamo bisogno di testimoni autentici e individuiamo nella figura del dottor Salamone il miglior rappresentante dell'autenticità di una memoria che non è soltanto la memoria di un uomo, di un giudice ucciso, ma è il testimone di un contesto territoriale, di un contesto sociale, sia nell'ambito appunto della storia della Sicilia, di quella parte della Sicilia di quegli anni, ma del contesto del metodo, possiamo dire così, del ruolo della magistratura nell'ambito delle indagini che interessarono quel periodo e che poi sappiamo si svolsero più avanti anche con ulteriori impulsi. Il dottor Salamone è giudice istruttore nel tribunale di Agrigento,
poi GIP al Tribunale di Agrigento e poi dal 94 è ininterrottamente il decano dei magistrati della Procura Bresciana, non solo il decano in termini di anzianità di servizio, ma sicuramente il più autorevole tra i magistrati per l'esperienza che porta con sé sulle sue spalle. E ne sono testimone. Il dottor Saramone ci aiuterà questa sera a raccontare la figura di Rosario Livatino e quindi prego Francesco di raccontarci chi era Rosario Livatino. Rosario Livatino nacque a Canicattina nel 1952, figlio di Vincenzo Livatino, laureato in legge ed impiegato dell'esattoria comunale, e di Rosaria Corbo. Conseguita la maturità presso il locale liceo classico Ugo Foscolo, dove si impegnò nell'azione cattolica, nel 1971 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Palermo, presso la quale si laureò con lode nel 1975. Tra il 1977 e il 1978 prestò servizio come vice direttore in prova presso l'ufficio del registro di Agrigento. Sempre nel 1978, dopo essersi classificato tra i primi in graduatoria nel concorso per uditore giudiziario, entrò in magistratura presso il Tribunale di Caltanissetta. Nel 1979 diventò sostituto procuratore presso il Tribunale di Agrigento e ricoprì la carica fino al 1989, quando assunse il ruolo di giudice a Latere. Venne ucciso il 21 settembre del 1990 sulla strada statale 640 mentre si recava, senza scorta, in tribunale per mano di 4 sicari assoldati dalla stidda agrigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra. Era a bordo della sua vettura, una vecchia Ford Fiesta con l'amaranto, quando fu speronato dall'auto di killer. Tentò disperatamente una fuga a piedi attraverso i campi limitrofi, ma già ferito da un colpo di una spalla, fu raggiunto dopo poche decine di metri e freddato col fine pistola. Per delitto fu testimone oculare che tronava. Su una base delle tue dichiarazioni furono individuati gli esecutori dell'omicidio. Nella sua attività si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la Tangentopoli siciliana e aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti della mafia attraverso lo strumento della confisca dei beni. 8 mesi dopo la morte del giudice, l'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, definì giudici ragazzini una serie di magistrati neofiti impegnati nella lotta alla mafia, dicendo: possiamo continuare con questo tabù, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto un concorso ritiene di dover esercitare l'azione penale a diritto e rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno? Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un'autentica sciocchezza. A questo ragazzino io non gli affiderei nemmeno l'amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna. Una casa a un piano con una sola finestra che è anche la porta. 12 anni dopo l'assassinio, in una lettera aperta pubblicata al Giornale di Sicilia, indirizzata ai genitori del giudice, Cossiga smentì che quelle affermazioni dispregiative fossero riferite a Rosario Livatino, che definì invece eroe e santo. Papa Giovanni Paolo II lo definì invece martire della giustizia e indirettamente della fede. Dottor Saramone, ci racconta Rosario Livatino, umani, professionali, il contesto di quella, dell'inizio della vostra frequentazione professionale e umana. Sì, io vi ringrazio per le parole che lei ha voluto indicare nella presentazione, però penso che sia opportuno una piccola ulteriore presentazione che io la faccio, perché non si tratta semplicemente di aver lavorato insieme con Rosario Livatino, si tratta che Livatino diventò magistrato e assunse le funzioni di Agrigento nel 79 e ad Agrigento è rimasto sino al tragico giorno della sua uccisione. Io ero magistrato ad Agrigento da poco più di 2 anni
quindi praticamente il percorso professionale di Rosario Gioacchino è stato assolutamente parallelo al mio. Peraltro eravamo in epoca di vecchio codice di procedura penale, io ero giudice istruttore e lui era sostituto procuratore della Repubblica. Sulla base di quello che è il funzionamento del processo dell'epoca, il rapporto tra pubblico ministero e il giudice istruttore era un rapporto continuativo e costante su praticamente tutti i procedimenti. I giudici istruttori del Vigente erano soltanto due, e quindi potete ben capire che tutta la vita professionale di Rivatino è praticamente stata percorsa insieme a me, almeno per quanto dovessimo dire, addirittura diciamo che quasi il 50% delle vicende processuali di cui lui si è occupato me ne sono occupato anch'io. Questo per capire il livello del rapporto. Poi io prima di iniziare volevo complimentarmi ancora una volta al fatto direttamente col sindaco di entrare in questa struttura. E lo ripeto per una ragione semplicissima: se andiamo a vedere gli assassini, gli esecutori materiali dell'omicidio di Rosario Rivatino erano dei giovani. E allora io penso allo stato dei giovani nella Palma di Montechiaro e nella Canicattì del 1990 e dico, per carità, ovviamente è una soltanto così immaginare le cose, immaginarle positivamente, ma sono certo che se ci fossero state strutture di questo genere, il numero di giovani che con tanta facilità cercavano addirittura di poter avere un ruolo, uno spazio nella criminalità diffusa quel particolare momento storico, probabilmente sarebbe stato un numero inferiore, perché per quei giovani non c'erano strutture come queste, ma non solo non c'erano strutture come queste, non c'era veramente la possibilità di una crescita adeguata non stiamo parlando di chissà quanto tempo fa, parliamo di meno di 30 anni fa, cioè l'ignoranza che io reputo essere una delle cause di questo omicidio. L'ignoranza era per certe fasce della popolazione pressoché assoluta, ignoranza che ovviamente si trasformava in una mancanza di valori, una mancanza di sentimenti. Io ricordo il numero spropositato che in quegli anni ci furono di omicidi. Ci fu un momento in cui la Procura della Repubblica, dopo questo omicidio, era rimasta con due soli sostituti. Bene, questi due ragazzi, una ragazza di Bologna e un ragazzo di Padova, perché si era verificato in quel momento storico questa trasformazione della magistratura con l'emigrazione verso il sud dei magistrati del nord che cominciavano a esserci, perché prima la magistratura era appannaggio solo dei giovani del sud, perché quelli del nord non erano interessati. E ricordo che questi ragazzi ogni sera, o l'uno o l'altro, uscivano per andare a fare un sopralluogo sull'omicidio. Una cosa spaventosa, perché la vita umana veramente non valeva, in quel momento non valeva assolutamente nulla. Questo poi ci andremo, ha un particolare significato nella morte di Rosario Rivatino, che è una morte anomala rispetto ad altre che sono state anche recentemente ricordate, come quella di, per esempio, di Falcone, il Borsellino, che hanno un significato diverso rispetto a questo. Allora, lei mi chiedeva dei rapporti umani e personali. Rivatino arrivò da Agrigento, chiedo scusa per il mio parlare un po' disorganizzato, perché non è in realtà un parlare organizzato, è soltanto veramente una testimonianza. Però testimonianza anche di quello che accadde in quei giorni. Devo intervenire su due cose. La prima, ricordando che Rosario Rivatino era un uomo di 38 anni, un uomo giovane. Io ricordo che il presidente della Francia ha poco più di 30 anni o qualcosa del genere, quindi non era un ragazzino, in primo luogo. In secondo luogo, dobbiamo essere onesti fino in fondo, come ha detto il dottor Giuffrida, nel ricostruire le cose. Così non si riferiva affatto a Rivatino quando usò questa espressione. Ora il mio ricordo è vago. C'erano stati altri episodi
nei quali c'era stata la critica all'operato di giovani magistrati, allora era uscita questa espressione, naturalmente così che era nell'ultima fase soprattutto della sua presidenza, era abbastanza così esploso nelle sue definizioni. Ma io ricordo di Cossiga nella camera funeraria di Rosario Livatino, e devo dire che non era l'atteggiamento di chi veniva a trovare un ragazzotto che si era avventurato in una situazione più grande di lui, ma era, in quel momento posso assicurare che era il rispetto del Presidente della Repubblica nei confronti di un cittadino che era stato trucidato e portava sopra di sé il peso della responsabilità anche nei confronti non soltanto dei genitori ma anche nei confronti dei colleghi che ci trovavano lì e degli altri, insomma. Quindi questa è stata una di quelle storture che frequentemente per ragioni magari varie, la semplificazione giornalistica, però è stata una scultura che ha avuto un seguito, perché poi ricordiamo che cioè, è stata l'identificazione di Livatino con Giulio Ragazzino, al punto tale che sia stato un libro validissimo, ma che portava quel titolo, e poi un film che portava quel titolo. Fatta questa ulteriore negazione, Rosario Livatino, ricordarlo non è semplice, al tempo stesso non meriterebbe certamente un incontro, perché era una persona semplicissima, era quando arrivò, posso dirlo, era un ragazzo, perché era 10 anni prima di quando fu ucciso, assolutamente, forse anche un po' già datato. Lui veniva da questa realtà, che era il comune del paese di Calcati, che era un grosso paese a tradizione agricola, e veniva da una famiglia molto particolare, e lui non aveva avuto a per sua detta una crescita come i giovani dell'epoca già avevano. Era una persona molto molto chiusa, un po' in se stesso, nei suoi valori, nelle sue, assolutamente aperto nel rapporto con gli altri, estremamente composto, che svolgeva la sua attività con una dignità e una serietà insuperabili. Questo era Rosario Livatino, non è che ci fosse molto altro. Nell'esercizio delle sue funzioni aveva poi un particolare rigore, perché era il rispetto della legge, della legalità, che non contrastava assolutamente anche con gli aspetti umani che erano in lui molto presenti, anche perché, come è stato più volte detto e come credo sia la cosa forse più nota ormai di lui, aveva una particolare vicinanza con la fede, con la religione, e quindi questo ovviamente non gli imponeva per certi aspetti anche di essere rigoroso né di giusto e nel rispetto degli esseri umani. Questo era lui. Ho ricordato che avevamo, a quell'epoca c'era il vecchio codice prevedeva questa figura del giudice istruttore, che era il giudice al quale il pubblico ministero inviava i procedimenti perché venissero istruiti e portati avanti, e il pubblico ministero a quel punto diventava soltanto il requirente, avanzava delle richieste che il giudice istruttore vagliava assumendo le sue decisioni. Lui aveva una visione per la quale, questa per me secondo me molto corretta, non perché fosse diretta in quel caso nei miei confronti, ma perché questo io penso che sia un valore fondamentale, la figura del giudice era una figura superiore, una figura per chi rappresentava il nodo reale del rispetto della legge. Il pubblico ministero, nonostante si trattasse di un magistrati avevano seguito lo stesso percorso, la stessa strada, lo stesso tipo di però il pubblico ministero era una parte del processo, una parte pubblica, una parte che aveva il ruolo principale soprattutto nel vecchio processo, però doveva stare sempre un passo indietro rispetto al giudice. Questo era il suo modo di interpretare e di vedere le cose. Abbiamo parlato con il dottor Giuffrida quando qualche giorno fa mi diceva, usava l'espressione
tutor, come se io fossi stato il tutor di Patino. Allora, il tutor, prima cosa, non è che non esisteva, è una figura istituita oggi. Ma la realtà era proprio questa, cioè il rapporto, nonostante fossimo anche con